Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Per la nostra comunità, per tante comunità, oggi è una domenica tutta particolare, vuoi perché ci stringiamo appunto intorno alla nostra Madre del Cielo, pregandola, onorandola, venerandola come la donna addolorata o la donna del Santo Rosario. Domani inizieremo ufficialmente il nuovo anno pastorale, che è quell'anno scandito sicuramente dall'anno liturgico, ma è quell'anno che ogni parrocchia vive nelle varie iniziative, dall'annuncio della parola alla celebrazione liturgica all'attenzione alla carità. Inizia il mese di ottobre, che è il mese dedicato alle missioni, e quindi saremo invitati in questo mese a guardarci dentro e a domandarci se siamo un pochettino missionari in questo tempo ormai scristianizzato. Sull'altare vedete tanti piccoli vasetti. Domani sera la nostra comunità vivrà uno dei momenti più significativi del proprio cammino. A nome del Vescovo ci verrà conferito il mandato a tutti gli operatori pastorali, perché in una comunità uno non operi nel suo o nel proprio nome, ma operi nel nome di Gesù per il bene della comunità. Quante cose, quante cose. E questa settimana sono stato tentato, devo dirvelo, di cambiare la liturgia della parola, di cambiare il Vangelo soprattutto, magari scegliendo un Vangelo dove si parlava di Maria, oppure il Vangelo che il nostro Vescovo ha scelto per questo nuovo anno pastorale. Poi mi sono detto: questo Vangelo verrà ascoltato in tutto il mondo, perché cambiarlo? Il Signore comunque ci parla, il Signore comunque ci raggiunge. E allora concedetemi questa riflessione. La parabola che abbiamo ascoltato, la parabola di questi due figli, inizia con una domanda. Voi sapete che nel Vangelo non dobbiamo dare nulla per scontato, ma Gesù, parlando ai capi dei sacerdoti e agli anziani, prima di raccontare la parabola, dice: che ve ne pare? Uno potrebbe dire: quindi? Quindi Gesù, 2000 anni fa, alle persone che stava incontrando, ha chiesto loro di fermarsi un pochettino e di domandarsi se siamo contenti della nostra vita. Che ve ne pare? Cari amici che siete venuti questa sera alla celebrazione qui a Fino, gli amici che ci stanno seguendo attraverso la televisione, che ve ne pare?
siamo contenti di noi, siamo contenti di questo mondo, siamo contenti dove ogni santo giorno la violenza abita le nostre case in un modo così feroce. Siamo contenti di un mondo dove il rispetto umano, dove la dignità della persona sembra non trovi più posto. Siamo contenti di un disfacimento sociale, politico, dove il bene comune viene sì detto a parole, ma poi poco perseguito. Che ve ne pare? Che ve ne pare di queste relazioni così fragili? Di tanti uomini e tante donne che hanno sognato in grande il loro amore e che magari adesso si trovano dei cocci tra le mani. Che ve ne pare di una gioventù, non colpa loro certo, disorientata, dove uno fa fatica davvero a mettere dentro quella bella virtù che è un modo di guardare il mondo, che è la speranza. Che ve ne pare di una Chiesa che fa fatica a parlare all'uomo, possiamo dircelo. Che ve ne pare di una comunità che fa fatica ad essere comunità, perché ormai siamo entrati in quell'individualismo, in quel relativismo, usate i termini che volete voi. Che ve ne pare di una preghiera come quella che stiamo condividendo, che poi fa fatica ad entrare nella vita. Che ve ne pare? Quanto è grande il Signore? Lo dico sorridendo, quanto è grande il Signore? Perché oggi più nessuno ci chiede di fermarci e di domandarci: come stai, Don Mau? Come stai dentro, non fuori? Fuori siamo tutti abili a fare gli attori. Don Mauro, come stai dentro? Che te ne pare di come stai portando avanti la tua vita, il tuo ministero, il tuo essere prete, il tuo essere figlio, il tuo essere fratello, il tuo essere amico? Che te ne pare? Io spero, mi auguro, che questa domanda ci entri un po' nel cuore. Perché in questo contesto di disorientamento, ecco che arriva la parabola. Un padre aveva due figli. E questo padre ha una vigna, e la vigna nella Sacra Scrittura, lo sappiamo, l'abbiamo incontrato anche domenica scorsa, è l'umanità nuova, è quell'umanità abitata dal senso, dal gusto, dalla gioia. Il vino è proprio la gioia, il senso della vita. Questo papà ha una vigna, cioè ha questa voglia davvero di comunicare una gioia ai propri figli. E si avvicina, si fa prossimo e dice al figlio: figlio, non schiavo, non te, come diciamo noi, te, figlio, vai a lavorare nella vigna, non nella mia vigna, nella vigna, perché la mia vigna è tua. Entra a lavorare in questa umanità nuova. Se guardando il mondo ti accorgi che ci sono alcune cose che non girano più, lavora nella vigna, non aspettare che vadano altri, buttati dentro tu. E questo primo figlio che subito, istintivamente dice no. E certo, ha ragione il primo figlio, ha ragione di dire no, perché nella nostra natura umana, prima io, poi tu, o no? È dentro di noi, anche qui chiamatelo come volete voi, la Chiesa lo chiama peccato originale, però prima io, poi tu, após me, após te. Poi questo qui viene a dirmi: Don Mauro, vieni a lavorare nella mia vigna. Lì si parla di solidarietà, di fraternità, di amore, di accoglienza, di rispetto, di non giudizio, di misericordia, di servizio. Signore, no, no. Ma poi pentitosi quel figlio vi andò. Sapete cosa c'è nella parola pentirsi? C'è la parola, o meglio c'è la domanda: che ve ne pare?
Questo figlio probabilmente si è fermato, come stiamo tentando di fare noi questa sera, ed è entrato nella parte più vera di se stesso. La chiamiamo coscienza, la chiamiamo anima, la chiamiamo cuore, ed ha ascoltato i suoi desideri. E se io adesso vi dicessi uno schiaffo, una carezza a uno di questi miei chierichetti? Una carezza, questa è la vigna di Dio. Anche se dentro di noi è meglio incontrarsi e guardarsi negli occhi e dirsi ciao, o voltare la testa dall'altra parte. Questa è la vigna di Dio. Quindi questo giovanotto che inizialmente ha detto di no, poi a un certo punto ha ascoltato la poesia che c'è nel cuore di ciascuno, l'ha ascoltata. Oggi questo è il vero tumore, che non ascoltiamo più la voce interiore, quella che ciascuno di noi ha dentro, praticante, non praticante, credente, non credente. Ogni essere umano ha un seme di eternità, ha un seme di Dio, ma non l'ascoltiamo più. Ecco, questo figlio l'ascolta e pentitosi vi andò. Poi c'è l'altro figlio. Figlio, vai anche tu nella vigna. Sì, signore. La religiosità di facciata, quella religiosità scontata, quella fede che non dice niente alla vita, perché quel giovanotto, sì signore, ma non vi andò. Non ha voluto entrare nella costruzione di un'umanità nuova. Quel figlio ha guardato il mondo che stava andando un po' a rotoli e si è seduto in poltrona. Ha giocato al gioco della delega, lavandosi la bocca con quel sì signore. E tante volte possiamo correre in questo rischio: Padre nostro, Ave Maria, la messa del sabato sera, della domenica, sono a posto. Poi lavorare nella vigna del Signore, ma ci penserà poi qualcun altro. Se si tratta della prima comunione, la prima comunione, poi la domenica dopo, basta. Padre nostro, poi appena arriva la nuvoletta dei profughi, oh Dio mio. Sì, Signore, ma non vi andò. È forte questa cosa. Sapete che cosa ci sta dicendo il Signore? Non ci sta tirando le orecchie. Il Signore mi sta dicendo e ci sta dicendo: che te ne pare, Don Mau? Visto questo mondo, abitato da tanto bene, dove c'è anche il male, lavora nella vita, impiega il tuo tempo, la tua vita, le tue energie, le tue relazioni, per questa umanità nuova, abitata dal senso, dal gusto, dalla gioia. Ripeto, istintivamente vi voglio di dire no, è impegnativa questa opera, va contro quello che io sento. Ma l'augurio che ci facciamo questa sera è che pentito possiamo andare a lavorare in quella vigna. Adesso spostate gli occhi e guardate a Maria. Guardatela. Voi pensate che Maria non abbia fatto la sua grande fatica come la stiamo facendo noi? La pensate tra le nuvolette, con gli angeli che magari gli fanno un po' di aria quando fa caldo? La Madonna ha fatto tutta la sua grande fatica. Si è sentita dire: Maria, lavora nella vigna, prestami il tuo corpo. E lei ha detto sì, con tutte le sue fatiche, ai piedi della croce. Noi la vediamo addolorata perché la contempliamo ai piedi della croce. Pensate che cosa avrà avuto nel cuore quella donna. La nostra statua qui in chiesa la rappresenta con il cuore trafitto da sette spade, ma chissà che cosa aveva nel cuore Maria. Lavorare nella vigna, dove addirittura il figlio di Dio viene schiacciato dalla cattiveria umana. Sì, mi fido, ci lavoro, mi rimbocco le maniche. Ed è quello, e concludo, ed è quello che il nostro vescovo, cari fratelli, ci invita in quest'anno pastorale a compiere. Comunità che aprono il cuore all'ascolto dei giovani,
comunità che hanno un cuore capace di ascoltare. Domani sera consegnerò agli operatori pastorali questi piccoli vasetti dove dentro c'è un cuore. Un cuore capace di generare il vaso con la terra e il seme, non capace di produrre. Noi siamo nel contesto della produzione, non più nel contesto della generazione. Tanto è vero che dei giovani abbiamo paura. E allora ci rifugiamo in quelle frasi, ma è sempre stato così, oggi il mondo è cambiato, oppure i genitori che si fanno sentire, si fanno venire il senso di colpa, ho sbagliato tutto. In realtà abbiamo paura. Abbiamo paura di generare. Abbiamo paura di entrare in quella vigna. Abbiamo paura di lasciarci mettere a volte con le spalle al muro grazie alla provocazione dei giovani. Ma è quello che il Signore ci domanda. Un cuore che ascolta, come il cuore di Maria, come il cuore di Gesù, che questa sera ti dice: figlio, vai a lavorare nella vigna. Amen.